Ma prima del finale, una partita che vi ha visti generosamente impegnati nel tenere testa alla squadra e nel cercare fino alla fine anche di fare il risultato. Penso che abbiamo fatto a livello di gioco meglio di Novara, che abbiamo commesso anche errori veramente gravi, siamo stati puniti con il gol, con l'occasione che loro hanno sbagliato all'inizio e con rigore e espulsione. Poi il resto penso che il primo tempo abbiamo dominato, le abbiamo chiuso bene, le abbiamo concesso molto poco. Secondo tempo anche con 10 avevo sensazione, anche stando dietro, soffrendo giustamente, che abbiamo avuto 2-3 contropiedi clamorosi, 2 contro 1, 3 contro 2, dove non abbiamo fatto bene a livello tecnico. E poi alla fine va bene, penso che Novara è comunque una squadra che ha grandissimi giocatori, quando hanno opportunità di fare gol come Vacuo e Gonzales, non la sprecano, lo fanno e hanno vinto. Se guardate la classifica, qualche grattacapo potete averlo, però oggi avete messo in campo forse l'atteggiamento migliore, quello che le voleva, quello di una squadra che farà di tutto presumibilmente per salvarsi. Ma è un atteggiamento solito, no? Che altre volte non abbiamo fatto così. Penso che la mia squadra comunque ha fatto 43 con penalizzazione 40. Ha giocato tantissime buone gare dove anche parecchio è stata sfortunata, anche ultima con la Giana, dove diciamo anche decisioni arbitrali in fila già da parecchio ci stanno penalizzando, però adesso dobbiamo concentrarci, abbiamo 4 partite, dobbiamo essere molto concentrati sulla salvezza perché penso che la meritiamo. Davvero è un mistero questo Mantova in questa condizione con una grinta così tutte le volte? Scusa. È un mistero Mantova in questa condizione di classifica con una grinta e un gioco così. Noi paghiamo un inizio veramente brutto, dopo 8 partite avevamo 3 punti più penalizzazione, dove c'era diciamo un po' di caos all'inizio, poi ci siamo ripresi e fino a 3 partite fa avevamo il passo delle grandi, no? di Novara, Bassano, di tutte altre, avevamo un passo di playoff, purtroppo magari anche non consapevolmente, però dopo vittoria a Monza ci siamo rilassati un attimo perché ci sembrava che salvezza molto vicina, invece noi quando molliamo magari 2% non è come Novara che riesce a vincere partite, noi se molliamo un po' poi facciamo molta più fatica. Grazie, mister. Grazie.